Sottovalutare il Portogallo, considerarlo per qualche vecchio pregiudizio una meta secondaria, oggi è imperdonabile. L'estremo avamposto dell'Europa occidentale, legato da sempre a doppio filo con l'Atlantico, si è finalmente riconosciuto come un compatto ma ricchissimo tesoro fatto di eleganti metropoli, pittoreschi villaggi di pescatori, castelli fortificati che si affacciano su sterminate distese di ulivi e sugheri, in un'atmosfera dove trionfano i profumi delle sardine arrostite e gli aromi del porto invecchiato. Anche la saudade, il nostalgico rimpianto che prima di essere brasiliano è tutto portoghese, come il fado, appare ormai stemperato nella vastità di un paese che si sta riprendendo da 4 decadi di dittatura ed ha una gran voglia di recuperare il periodo perduto rispetto al resto del continente. Ed è un errore grave pensare al Portogallo come a una sorta di prolungamento della Spagna. Lisbona, Porto, Coimbra, ma anche Évora, Faro e Braga appaiono città completamente diverse da Madrid e Barcellona. Al di là della distanza geografica, le spiagge stupefacenti dell'Algarve, tutt'altra cosa rispetto alla Costa del Sol, come se passato il confine si presentasse di fronte un altro mondo. Spiaggia, ti cinge, circolare, la poesia, in circoli concentrici t'accerchia, il corpo coricato sulla sabbia, come un'altra ape in cerca d'altro miele, trascurati gli aromi del giardino, il corpo t'accarezza, la poesia. La casa dos bicos, la casa dei ricci, con le punte di pietra a forma di diamante, che resta emblematica e che ha acquistato anche una dimensione letteraria, diventando la sede della Fondazione José Saramago, lo scrittore insignito nel 1998 del premio Nobel per la letteratura. Di fronte alla casa, sotto un olivo centenario, sono riposte le sue ceneri. Cobra de luz ardente y enroscada, o vento de cabellos que sacode. Ergo una rosa e grito a quantas aves, o se apuntúan de niño fidelos,
dato l'uscio a Orben che decide cambiare tus telos e dos santos ergo una rosa un corpo e un destino contra o frio da noite che se atreve. Sì, torture della beat, le camicie nere, beat, le camicie nere, e salito il clamore di libertà di fiorito aprile, fiorito aprile perché la rivoluzione si è fatta con Garofani. Per oltre 40 anni, dal 1932 al 1968, il Portogallo è stato retto dalla dittatura di António de Oliveira Salazar. Nel 1968 Salazar cadde dalla seggiola del Callista e batté la testa. I danni cerebrali che ne seguirono indussero il Presidente della Repubblica a provvedere alla sua sostituzione. In realtà, sebbene riacquistasse lucidità a tratti, nessuno so mai confessargli che era stato defenestrato. Così, per due anni, morirà nel 1970, andrò in scena la finzione del potere con riunioni ministeriali, visite di Stato e soprattutto un sistema informativo fatto su misura per lui, interviste televisive e radiofoniche e copie uniche del suo quotidiano preferito, Diario de Noticias, una vicenda assieme tragica e surreale. Mi dei sugli abbandoni, quanto me doi de mago a stia solus, per una rosa il miraduro das portas do sol, la migliore vista della città. L'Alfama, o Fama, è il più antico quartiere di Lisbona e si dispiega sul pendio racchiuso tra il castello di São Jorge e il fiume Tejo. Il suo nome viene dall'arabo Al-Hamma, che significa fontane o bagni. Durante il periodo della dominazione araba, l'Alfama rappresentava l'intera città. Essa si articolava nell'Alfama do Alto, contenuta nella cosiddetta Cerca Mura, l'antico muro difensivo medievale, e nell'Alfama do Mar, nella parte bassa. Con l'inizio della dominazione cristiana, l'Alfama inglobò aree ad oriente del suo nucleo originario, contenute all'interno della nuova Cerca Ferrandina. Gradualmente i residenti più abbienti si spostarono dall'Alfama verso zone occidentali della città e l'antica casba di Lisbona finì così per essere abitata in prevalenza da pescatori e marinai. Il grande terremoto del 1755 non distrusse il quartiere, anche grazie alla sua posizione elevata, che lo protesse dal successivo tsunami, che mantenne il suo antico carattere di pittoresco labirinto di vicoli e piazzette. Dopo la rivoluzione dei garofani del 1974, il quartiere, rimasto in uno stato di abbandono, conobbe una fase difficile, con estesi fenomeni di criminalità legati allo spaccio di stupefacenti e alla tossicodipendenza. Solamente a partire dagli anni 1990, anche grazie ad efficaci misure che hanno ridotto l'impatto sociale della tossicodipendenza, è iniziato un graduale processo di recupero e riqualificazione del quartiere, con il restauro dei monumenti più significativi e in specie quelli destinati a edilizia residenziale. Perché quando vivere in un paese
vedo la città di Lisbona, la pace di Sicilia, la pace di Sicilia, c'era ovviamente che serve bisogno di dare, non sapevo da prenderlo, serve bisogno di dare, non sapevo da prenderlo. Il quartiere, inoltre, è il fulcro della Festas dos Santos Populares di Lisbona, tra le quali spicca quella di Sant'Antonio da Lisbona, che si svolge tra il 12 ed il 13 giugno. Vezes que ficamos juntos, isso me machuca muito. Ai, ué, meu bebê. Ai, ué, meu bebê. Ai, ué, meu bebê. Figueira, secondo una parolaccia, ma non è Figueira, vuol dire albero da fichi. Qui c'è un vecchio mercato di frutti secchi, non c'è più, nel centro della piazza. La giustizia e il potere. La torre di São Vicente, o più comunemente torre di Belém, è una torre fortificata che si trova a Lisbona. Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO per il ruolo avuto nell'era delle scoperte, quando servì sia da fortezza che da porto da cui gli esploratori portoghesi partirono per i primi commerci europei con Cina ed India. Padrão dos Descobrimentos, il monumento alle scoperte, situato a Belém, sulla riva del fiume Tejo, fu realizzato nel 1960, a 500 anni dalla morte di Enrico il Navigatore, per celebrare l'età portoghese delle scoperte, realizzate dai navigatori portoghesi tra il XV ed il XVI secolo. Thank you.
Boca do Inferno, in italiano Bocca dell'Inferno, è una spaccatura che si trova sulla costa alla periferia della città portoghese di Cascais, nel distretto di Lisbona. Quando il mare è mosso, l'acqua che entra nelle fenditure della scogliera si infrange con forza sulle pareti rocciose e un soffio di acqua marina nebulizzata fuoriesce verso l'alto, generando un suono roco, simile ad un gemito umano. Sintra è un comune situato nel distretto di Lisbona, nell'omonima regione. È un importante centro della provincia storica dell'Estremadura, all'estremo nord della serra dello stesso nome, in un paesaggio che comprende pareti rocciose e lussureggianti giardini. Dal 1995 il paesaggio culturale di Sintra fa parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Per la sua bellezza ed austerità, nell'Ottocento fu molto amata da artisti e scrittori europei, come Hans Christian Andersen, che la definì il posto più bello del Portogallo, o il poeta tragico inglese Lord Byron, che la definisce giardino dell'Eden. Palacio da Peña. Il palazzo, che si trova a meno di un'ora in auto da Lisbona, venne fatto costruire nel XIX secolo per volere del re Ferdinando II, grande amante dell'arte, e venne progettato dall'estroso architetto tedesco Ludwig von Hirschwege. Una volta arrivati qui, e ancora prima di vedere il castello in tutta la sua maestosità, i turisti vengono accolti da un meraviglioso parco all'inglese di 200 ettari, popolato da svariate piante esotiche, sequoie giganti, fontane e specchi d'acqua, che riflettono l'interesse collezionistico del re. Thank you.
Obidos. La cittadina è cinta da mura fortificate ancora intatte e dal suo interno, lungo la via diretta, la strada principale, si susseguono una serie di case bianche con bordi in giallo e blu. I fiori sui balconi conferiscono un aspetto molto caratteristico al borgo. La prima regina del Portogallo che la ebbe in dote fu Santa Isabella, che la visitò nel 1282. La regina se ne innamorò a prima vista e il marito, Dinis, gliela regalò subito. Da allora fu consuetudine dare in dote alle regine del Portogallo questo splendido borgo. Igreja de Santa Maria, chiesa di Santa Maria. È forse la più bella chiesa del borgo e si trova alla fine della via principale. Venne costruita sui resti di una moschea che a sua volta era stata edificata sulle rovine di un tempio visigoto. La prima costruzione risale al XII secolo, ma l'attuale struttura è di stile rinascimentale. Qui nel 1444 fu celebrato il matrimonio di Alfonso V con la cugina Isabella. Il castello, molto ben conservato, fu fatto costruire da Dinis nel XIII secolo. Si presenta come una fortezza con torri e spalti merlati. Venne trasformato in palazzo nel XVI secolo e ora è una elegante posada, ovvero un albergo di lusso. Thank you.
Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori affacciato sull'Atlantico. Famoso per i tradizionali costumi indossati dagli abitanti e per le barche dipinte di vivaci colori. È il paradiso dei surfisti che da novembre ad aprile cavalcano onde alte fino a 28 metri. Alcobaja, qui sorge il monastero di Santa Maria, la cui struttura originale gotica fu completata nel 1223. Ha una pianta analoga a quella dell'abbazia di Clairvaux in Francia ed è costruita in pietra chiara e le sue dimensioni lo collocano al primo posto fra i diversi monasteri portoghesi. È costituito, oltre che dai locali conventuali, da una grande chiesa al cui interno sono le tombe di Pietro I, morto nel 1367, e di Inés de Castro, morta nel 1355, la cui storia d'amore e di morte è narrata dal maggiore dei poeti portoghesi, Luís de Camões. Pietro I, principe ereditario di Alfonso IV, era sposo di Costanza di Castiglia, ma si innamorò ed ebbe una relazione con la dama d'onore della moglie, Inés de Castro, che fu costretta per questo a rientrare in Spagna. Morta la moglie Costanza, nel dare alla luce il terzo figlio, Pietro fece tornare in Portogallo Inés, contrariamente al volere del padre, che temeva complicazioni politiche con gli spagnoli. Con l'assenso del re, alcuni sicari uccisero Inés de Castro nel palazzo di Santa Clara, dove viveva con i tre figli avuti dalla relazione con Pietro. Alla morte del padre, divenuto re, Pietro convocò i tre consiglieri del padre che l'avevano indotto ad uccidere l'amante. Li interrogò e li fece giustiziare. In seguito annunciò che con Inés era intervenuto il matrimonio e che quindi, come moglie del re, Inés doveva essere regina. Fece rivestire il suo cadavere dagli abiti regali e la proclamò e incoronò come regina. Porto è una città sulla costa del nord-ovest del Portogallo, nota per i suoi grandi ponti e la produzione del vino Porto. How I wonder what you are up there, where I'm so high, like a diamond. When blazing. La stazione di São Bento è una delle stazioni più affascinanti del Portogallo, nonché uno dei punti di interesse turistico più importanti di Porto.
fu costruita all'inizio del IX secolo sui resti dell'antico convento di San Bento dell'Ave Maria e ancora oggi conserva la sua atmosfera malinconica ed antica che caratterizza la città di Porto. Anche se la sua è una facciata signorile, il vero gioiello si trova all'interno, una hall decorata con più di 20.000 piastrelle in cui si ritrae la storia del Portogallo. La cattedrale di Porto nasce nel XII secolo come chiesa fortezza in stile romanico. Poi nel corso dei secoli XII e XIII venne rimaneggiata. Lo stile originario della cattedrale subì quindi delle modifiche che portarono la chiesa ad essere una commistione di stili romanico, gotico e barocco. Thank you.
destino, io non credo al destino. Io non fallo, era interfato in luz. Cantando bene, senza che lo te senti. Sentito come ninguém, ma non te senti igual. Ai, che tristezza, esta mia alegria. Ai, che alegria, esta tão grande tristezza. Esperar que dia, io non spero mais dia. Per aquele che nunca vem e che aqui stava fazendo. Saudade que eu tenho de ter saudade, saudade para além. Sinto-me triste só por me sentir tão bem, alegre sempre bem. Ei, muito obrigado por tudo. Ai, se pudesse não cantar, ai, se pudesse lamentasse, não ter mais de lamento. Talvez ouvisse o silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu vivo tão desgraçada. Tenho certeza que nada mais certo existe além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Il Palacio da Bolsa è uno dei monumenti storici più importanti di Porto. Costruito nella seconda metà del XIX secolo in stile neoclassico, era destinato a divenire la sede dell'Associazione dei Commercianti di Porto, il che riflette l'importanza di tale attività economica nella storia cittadina. Nel 1841 l'edificio divenne invece la Bolsa do Comércio, per ordine della regina Maria II. Ma finì per essere restituito all'associazione nel 1911. Opera dell'architetto portoghese Joaquim da Costa Lima Jr. è una costruzione notevole, con ovvi riferimenti al palladianesimo inglese e ad altri edifici della città. Il magnifico Salão Árabe, in stile moresco, è uno spazio di ricchezza decorativa creato da Gonçalves e Sousa nel 1862. Qui si tenevano gli atti ufficiali di maggiore rilevanza e si ricevevano statisti di importanza mondiale. Da questa altra parte sono
Sim, sou mesmo eu a ligar-te. Sei que estabelecemos regras e eu já não faço parte. Braga, città all'estremo nord del Portogallo, a nord-est di Porto, fu fondata dai Romani nel 27 a.C. ed è considerata la capitale religiosa del paese. Ad est, il complesso di Bom Jesus do Monte è caratterizzato da una chiesa neoclassica in cima ad una elaborata scalinata formata da 17 pianerottoli. Nel centro della città, la medievale cattedrale di Braga ospita un museo d'arte sacra e la Cappella dei Re in stile gotico. Odiavas roupa larga e os tops que eu não usava, já nem era feminista. Tinhas ciúmes das canções e eu lançava aos leões, para ti nem era artista. Não dizias que me amavas nunca com essas palavras e eu feita poetisa. Eu devo ser masoquista para os amigos pessimista, mais uma na tua lista. Eu devia fazer o mesmo, mas eu não sou boa a mentir nem a guardar segredo. Acredito, deve ser chato as fotos que eu tenho publicado e as raparigas que dormes cantarem as minhas canções no quarto. Chamada não atendida, vamos ser isso um para o outro. Deito um ano da minha vida, espero que a próxima dês tudo. Odiavas roupa larga e os tops que eu não usava, já nem era feminista. Tinhas ciúmes das canções e eu lançava aos leões, para ti nem era artista. Não dizias que me amavas nunca com essas palavras e eu feita poetisa. Eu devo ser masoquista para os amigos pessimista, mais uma na tua lista. Thank you.
qui nacque il Portogallo. È il grande merito che si attribuisce al re Afonso Henrique o Afonso I, un re dai vari soprannomi, il conquistatore, il fondatore, il grande. E il suo merito è appunto quello di aver reso indipendente il nord del Portogallo dal regno di Galizia ed aver iniziato una lunga lotta di riconquista dei territori meridionali in mano agli arabi. Il simbolo della città di Guimarães è il castello, una fortezza medievale così perfetta da sembrare un set cinematografico. L'interno del castello di Guimarães è meno impressionante della facciata esterna, con le sue magnifiche 7 torri. Quantas pedras trago eu no sapato? Quantas vou tirar logo à tardinha? A dar-te beijo. Lá vou na canseira deste dia. E ai, só vale a pena se acabar. A dar-te beijo. A dar-te beijo aninhado ao teu peito. A dar-te beijo aninhado ao teu peito a descansar. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol de desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade. Amor, eu pesava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade. Vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. E no abraço ser família. Nós
Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. Amor, eu estou à tua porta, vem ficar para sempre. Vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e pôr do sol em frente. Ser abraço, ser família. Sermos família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. E que o dia acabe assim. A dar-te um banho espanhinhado ao teu peito. A dar-te um banho espanhinhado ao teu peito. A descansar. A dar-te um banho espanhinhado ao teu peito. Aveiro, il pittoresco centro storico, ricco di palazzetti in stile liberty, attraversato dai due canali lungo i quali scorrono le tipiche barche affusolate dalla prua a collo di cigno, con vivaci decorazioni naif. Dizer que sou a louca, que sou desequilibrada. Peguei na tua roupa e deixei-a na entrada. Vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá. Que ela é só tua amiga e que ontem chegaste cedo. Não sei se é mentira, é por vergonha ou por medo. Vai lá, diz lá, diz lá. Coimbra, la città sul fiume, nel Portogallo centrale ed ex capitale del paese. È caratterizzata da un centro storico medievale ben conservato e la storica Università di Coimbra, costruita al posto di un antico palazzo. Explica lá aos teus amigos, diz lá quem é que mentia. Me chamou do doente e acabou da noite para o dia. Vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá. Que mexi nas tuas coisas e falei nas tuas costas. O mal não é das perguntas, tu tens medo é das respostas. Vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá. Eu sou a maluca e a tua ex também era. Olha a coincidência. Devias pensar se és tu que tens azar ou serás tu o problema. Diz que eu peço paz, mas só sei viver em guerra. Sou eu a louca ou és tu que fazes merda? Diz que eu peço paz, mas só sei viver em guerra. Sou eu a louca ou és tu que fazes merda? Então vai lá.
L'Università di Coimbra è famosa, oltre che per il suo campanile risalente al XVIII secolo, per la biblioteca Gioannina, barocca, costruita durante il regno di re Giovanni V e che porta il suo nome. Il quadro raffigurante Isabella di Aragona, Santa Isabella de Aragão, è una delle sante più venerate in Portogallo. Era regina consorte del re Denis I, che regnò dal 1282 fino al 1325 e che abbiamo visto abitare nel castello di Óbidos. La regina era conosciuta per la sua grande bontà, aveva elaborato un piano per fare la carità ai poveri. Si svegliava la notte per andare in cucina a rifornirsi di pane e di cibo che nascondeva nei lembi del vestito per poi uscire di notte e donare tutto a chi ne aveva più bisogno. Il re in realtà aveva dei sospetti su questo suo modo di operare
E, tra l'altro, a causa di una spiata, una sera, intravedendo una grande quantità di cibo nascosto tra le pieghe del vestito, il re minacciò la regina di rinchiuderla nel castello se non avesse detto la verità riguardo alla vicenda. La regina negò di uscire la notte, come avevano riferito i servi al re, e alla richiesta del consorte di mostrargli che cosa nascondesse nel vestito, disse: «Sono rose, signore, raccolte nel giardino, poiché, avendole viste dalla finestra della cucina al chiaror di luna, la sembravano troppo belle per non essere raccolte. Il re insistette per vedere i fiori e proprio in quel momento tante rose bianche e profumate apparvero davanti ai suoi occhi». Oh, loco, capace, c'è chi la vente, draga. Ehi, pra você não esquecer. É mais uma do LP. Elas gostam da minha voz no ouvido, de sentir o meu cheiro do love bandido. Elas gostam de sentar no perigo, se envolve sem medo, sem pensar no risco. Le Repúblicas di Coimbra sono case autogestite dagli alunni dell'università di questa città. Gli studenti che vogliono viverci possono intraprendere un'esperienza di convivenza, amicizia e molta goliardia. La loro gestione cambia di casa in casa, così come i vari credi e ideologie politiche. Il monastero di Batalha, o convento de Santa Maria da Vitória, si trova in Portogallo, nella città di Batalha. Fu edificato per volontà di Giovanni I come segno di ringraziamento per la vittoria riportata dai portoghesi sugli spagnoli nel 1385. Nel 1388 era già sede di un primo nucleo di frati domenicani. È in stile gotico, con parti in stile manuelino, e venne costruito in ringraziamento a Maria per sciogliere la promessa che il re Giovanni I fece alla Madonna prima dell'inizio della battaglia di Aljubarrota. La costruzione iniziò nel 1386 sotto la guida dell'architetto portoghese Afonso Domingues e continuò fino al 1402. Gli successe Huguet dal 1402 al 1438, che introdusse nella costruzione lo stile gotico flamboyant. Questo si può notare sia nella facciata principale, nella sala capitolare e nelle strutture principali della cappella incompiuta.
Il terremoto del 1755 provocò alcuni danni, ma i maggiori vennero causati dalle truppe di Napoleone, che saccheggiarono ed incendiarono il complesso nel 1810. Nel 1840, re Ferdinando II del Portogallo iniziò il restauro del monastero, salvando così questo gioiello dell'architettura gotica. Il complesso è stato poi dichiarato dall'UNESCO nel 1983 Patrimonio dell'Umanità. La tomba del Milite Ignoto. La guardia d'onore alla tomba portoghese del Milite Ignoto, situata nella sala do capitulo del monastero di Battaglia. Le cappellas imperfectas, con un effetto di non finito, una porta verso l'infinito. Thank you.
Fatima, la città della pace e altare del mondo, come è conosciuta oggi, è uno dei più importanti santuari mariani del mondo. Località di pellegrinaggio e di incontro con lo spirito, la vita e la fede. Era il 13 maggio 1917 quando a Cova d'Iria, vicino Fatima, la Madonna apparve per la prima volta a tre cugini, Lucia, Francisco e Giacinta, che pascolavano il loro gregge in quelle campagne. L'apparizione della Madonna fu sconvolgente per i tre bambini, ai quali fu posta la domanda: «Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?» Le rivelazioni che la Vergine Maria farà ai tre piccoli veggenti di Fatima passeranno alla storia come i segreti di Fatima, importanti profezie sull'umanità e gli equilibri mondiali. Alla luce di queste rivelazioni, la Madonna di Fatima è sempre stata vista dalla Chiesa Cattolica come un punto di riferimento per tutti i fedeli e anche per i papi. Ci furono poi altre cinque apparizioni, oltre quella del 13 maggio, il 13 giugno, il 13 luglio, il 13 agosto, il 13 settembre e il 13 ottobre del 1917. Il 13 maggio la Chiesa festeggia la Madonna di Fatima. Tomar, la città dei Templari che ospita il Convento di Cristo, convento che fu originariamente una fortezza appartenente ai Cavalieri Templari, costruita nel XII secolo. In seguito alla dissoluzione dell'Ordine dei Templari, avvenuta nel XIV secolo, il ramo portoghese dell'Ordine si trasformò nell'Ordine di Cristo, che finanziò le grandi scoperte del XV secolo. Il convento è uno dei monumenti storici ed artistici più importanti del Portogallo e fa parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO del 1983.
di obbedienza al Papa, come era assoluto e talmente povero, guardate gli enti di nome, io sto decidendo. La chiesa rotonda romanica del castello, detta Ciarola o Rotunda, venne costruita nella seconda metà del XII secolo dai Templari. All'interno ha una struttura ottagonale connessa alla galleria, deambulatorio, tramite archi. In generale la forma ricorda quella della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. I capitelli delle colonne sono in stile romanico, fine del XII secolo, e mostrano motivi animali e vegetali, oltre alla scena di San Daniele tra i leoni. Gli interni sono finemente decorati con sculture dipinti gotici manuelini, aggiunti durante un restauro promosso da Emanuele I a partire dal 1499. I pilastri dell'ottagono centrale e delle mura del deambulatorio hanno statue policromi dei santi e degli angeli sotto un baldacchino fastoso, mentre muri e soffitto del deambulatorio mostrano dipinti gotici raffiguranti la vita di Cristo. I dipinti sono attribuiti al lavoro del pittore di corte di Emanuele I, il portoghese Jorge Afonso, mentre le sculture sono dell'artista fiammingo Olivier de Gon e del spagnolo Hernán Muñoz.
fantasma dentro la tua azzurra casa e alma. La città più famosa della regione dell'Alentejo è sicuramente Évora, le cui mura medievali celano meraviglie di ogni epoca storica. Di origine romana e centro culturale sin dal 400, è oggi patrimonio dell'UNESCO. La chiesa è del monastero di San Francesco, Igreja de São Francisco, un imponente edificio di stile gotico manuelino, terminato intorno al 1510 e dedicato all'omonimo santo. Di fianco al convento di San Francesco troviamo la tetra cappella delle ossa, conosciuta come Capella dos Ossos di Évora. La stanza contiene ossa e teschi appartenenti ad almeno 5.000 scheletri raccolte da vari cimiteri della regione fino al XVII secolo e cementati sulle pareti, sulle arcate e sulle colonne. Il centro storico di Évora è formato da un dedalo di vicoletti con le case dipinte di bianco ed ospita ristorantini e molte botteghe di artigianato locale, soprattutto manufatti in sughero per i quali questa regione del Portogallo è particolarmente conosciuta. Thank you.
Praça do Giraldo, un'ampia piazza dove si affaccia la chiesa di San Antão, risalente al XVI secolo. La principale piazza cittadina è stata teatro di diversi avvenimenti drammatici nella storia portoghese, tra i quali nel 1483 l'esecuzione di Ferdinando, duca di Braganza, i roghi pubblici delle vittime dell'Inquisizione nel XVI secolo e le accese dispute sulla riforma agraria degli anni 70. Oggi la piazza è ancora il fulcro della vita cittadina, dove ci si raduna per attività assai più piacevoli come sedersi a prendere il sole e sorseggiare un caffè. Le rovine di epoca romana, tra le più imponenti e meglio conservate di tutto il Portogallo. Qui vediamo il tempio romano risalente ad un'epoca compresa tra il II e il III secolo a.C., comunemente conosciuto come Tempio di Diana, sebbene gli studiosi siano tuttora discordi sulla divinità alla quale questo tempio sarebbe stato effettivamente dedicato. Beja, sentinella della pianura per via della maestosa torre de Menagem, dove vediamo il castello, la porta di Évora e la chiesa di Santo Amaro.
Punta de Sagres, promontorio con scogliere mozzafiato e caverne naturali. Passeggiamo nella fortezza con la rosa dei venti, godendo dell'immenso orizzonte sull'oceano. Il punto più a sud-ovest del continente europeo era già noto sin dall'antichità con il nome di Promontorium Sacrum, un'area che si estendeva da Punta de Piedade a Cabo de São Vicente e da quest'ultimo fino a Praia de Harrifana. Una fortezza dotata di baluardi fu edificata nel XV secolo dall'infante Enrique, che vi morì nel 1460. La sua presenza ha garantito a Sagres un ruolo senza pari nella storia del Portogallo, facendolo entrare nell'immaginario delle scoperte portoghesi e conferendole un riconoscimento internazionale. Oltre allo spettacolare panorama sul mare e su Cabo de São Vicente, si possono riconoscere le costruzioni ancora oggi presenti, la torre cisterna, una muraglia frangivento, le antiche abitazioni e alloggiamenti e la chiesa parrocchiale di Nossa Senhora de Graça. Nella sua lunga storia, a causa del luogo strategico in cui sorge sulla costa portoghese, si ricorda l'attacco del corsaro Drake nel 1587, quando il regno del Portogallo era ancora sotto il dominio del re Filippo II di Spagna. Albufeira, dalle case bianche e dai tipici camini traforati, Camines Algarvias, ispirati ai minareti. Eu vou levar da lua hoje. Tô num cubi que chorei. Mais tarde eu vou no corpo, qualquer coisa comer. Tu queres ser o poço, até mesmo ficar rico. Yeah, fazes parte do plano e vê quem sentou comigo. Yeah, yeah, yeah. Mais uma luta. Não é nada, nossa liga só não muda. Eu quero Prada, quero Gucci pra minha miúda. Porque esta inspiração também é tua culpa. Apaga a luz, acende as velas. Fazer clima, como vela. Ela é só minha, eu sou dela. Ela é só minha, eu sou dela. Deixa levar da lua hoje. Eu vou levar da luz, eu vou levar da lua hoje. Eu vou levar da lua hoje. Eu vou levar da lua hoje. Eu vou levar da lua Faro è il capoluogo della regione portoghese meridionale dell'Algarve. Questi pannelli ricordano il terremoto del 1755 che distrusse Faro. Faro si trova all'estremità del Parco Nazionale di Ria Formosa, oltre il quale si estendono le isole di Faro, famose per le loro spiagge.
L'arco da vila, in stile neoclassico, è ubicato laddove sorgeva una porta che faceva parte delle mura moresche originali. Questo monumentale passaggio ad arco conduce alla città vecchia, con le sue vie acciottolate. La cattedrale, realizzata nel XIII secolo. A Faro si trova l'unico aeroporto dell'Algarve ed è qui che arrivano i turisti tedeschi ed inglesi che poi si dirigono in massa verso le città di mare e le spiagge. 369 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 321 girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a Coke with my rum? 369 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 321 girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a Coke with my rum? Contemplate, we all